Salve a tutti ragazzi, io sono Titan e bentornati sul mio canale YouTube. Quest'oggi, come titolo del video recensione del Nexus 5X, ma prima ancora di addentrarci nei particolari volevo sfruttare questi primi secondi per ricordare le popolazioni del centro Italia che la scorsa settimana hanno perso con un terremoto la casa, la città, il lavoro e i propri familiari. A questo proposito vi invito a effettuare una donazione al 45500. Si tratta di pochi soldi, 2 euro, ma secondo me con tante persone che potenzialmente possono donare si riuscirà a ottenere una bella cifra. Nexus 5X è un telefono della famiglia Nexus, creato da Google per supportare ufficialmente sistemi operativi Android Stock, quelli senza modifiche da parte dei produttori per intenderci, e per questo motivo sono i telefoni che ricevono per primi gli aggiornamenti. Dispongono anche di un bootloader sbloccabile per permettere ad ogni utente di inserire il sistema operativo Android che più gli aggrada. In questa recensione vedremo il Nexus 5X al lavoro con un sistema operativo Android 6.1 originale in attesa dell'aggiornamento ad Android 7, al quale dedicherò un video su questo canale. Il Nexus 5X è, postora, l'ultimo telefono della serie Nexus assieme al fratello maggiore 6P. Il 5X monta uno schermo da 5,2 pollici Full HD in una cornice un po' anonima che presenta in alto lo speaker per le chiamate, la fotocamera da 5 megapixel e il sensore di prossimità, mentre in basso c'è una barra con lo speaker principale e LED di notifica. Nei laterali troviamo sulla sinistra lo sportellino per la nano SIM e sulla destra il tasto accensione e pulsante per il controllo del volume. La connettività si basa su un USB 3.1 Type-C che troviamo nella zona inferiore assieme al classico jack per le cuffie. Sul lato posteriore troviamo la fotocamera principale da 12 megapixel con flash dual tone, messa a fuoco laser e il sensore di impronte con la scritta Nexus che dona molto, specialmente su un modello bianco a mio avviso. A proposito, il telefono è disponibile nelle colorazioni carbonio, quarzo e ghiaccio, nei modelli da 16 e 32 GB. Il telefono al tocco è sottile e ben costruito, anche se non ho impiegato molto a trovare una cover da abbinare, più per la paura che mi cada di mano di perdere con un niente 10 centinaia di euro, e portando il telefono in diversi posti è probabile che questo accada. Ok, una battuta squallida, cancelliamola. Nonostante le dimensioni dello schermo è abbastanza facile tenerlo e utilizzarlo con una sola mano. In termini di design e progettazione, l'unico difetto è la fotocamera posteriore sporgente, che non permette di poggiare in maniera perfettamente orizzontale il telefono. Altra cosa che si poteva attenzionare di più è la posizione del flash e sensore laser, a destra della fotocamera, quando avrebbero potuto fare qualcosa di simmetrico centrando l'obiettivo tra i due, ma questa non è assolutamente una cosa di cui lamentarsi. Una volta introdotto il telefono possiamo addentrarci nelle caratteristiche. Troviamo Android 6.0.1 che gira su un 6 core Qualcomm Snapdragon 808, 2 core a 1,8 GHz e altri 4 a 1,4, una GPU Adreno 808 e 2 GB di RAM. Non sono 3 come avrei voluto, ma il fatto di montare Android Stock può compensare in parte questa mancanza. La fluidità è sempre ottima, l'interfaccia risponde ai comandi in modo fluido, ogni tanto con le applicazioni più pesanti si nota qualche incertezza, ma nulla di preoccupante. I benchmark su Antutu segnano un punteggio di circa 54.000 punti, abbastanza buoni rispetto ad altri telefoni concorrenti. Non sto qui ad elencare altri punteggi perché, non avendo altri telefoni, con me dovrei prenderli da internet. Comunque, se cercate voi su Google troverete sicuramente, anche se non sono il miglior metodo di paragone per comparare due dispositivi. Ho detto il punteggio solo per cercare di essere il più completo possibile. Lo schermo IPS è protetto da un Gorilla Glass 3 e presenta una densità di 423 pixel per pollice, più che sufficienti per immergersi nel dettaglio della diagonale da 5,2 pollici. I colori sono buoni e la luminosità varia in base alla luce ambientale per evitare di affaticare gli occhi. Passiamo da una luminosità minima perfetta per le sessioni notturne, dove però i colori diventano desaturati, ad una luminosità massima capace di tenere testa al sole diretto. Naturalmente il fatto di stare sotto la luce del sole con uno schermo non opaco significa dover affrontare i riflessi dell'ambiente circostante, ma anche in questi casi il Nexus riesce a garantirci un'ottima visibilità. Vediamo dall'applicazione foto, che sarebbe la galleria Made in Google, alcune immagini. In primo piano troveremo sempre le foto scattate. Se vogliamo navigare nella maniera classica delle gallerie dobbiamo visualizzare le cartelle in questo modo.
Ora, non so quanto voi possiate vedere bene i colori, visto che non mi piace saturare i video, ma vi garantisco che sono molto simili a quelli di un monitor IPS e lo schermo ha tra l'altro un ottimo angolo di visione. Passiamo mentre siamo qui alla fotocamera e vediamo come si comporta. Come dicevo prima, frontalmente abbiamo un sensore da 12 megapixel che registra video in 1080p 60fps o 4K a 30fps. Oltre che l'organizzazione classica di una fotocamera, abbiamo queste funzioni che permettono di scattare panoramiche, foto a 360 gradi, foto a punto di fuoco variabile o video a 120fps. Personalmente non ho usato molto queste opzioni perché non mi interessano, così come le fotografie da smartphone. Sono più per una buona reflex in mano che per il telefono. Tuttavia la fotocamera è stata migliorata rispetto al Nexus 5 del 2013 e le foto sono quasi sempre ottime. Naturalmente non aspettatevi miracoli in condizioni di scarsa luminosità, dove le foto potrebbero essere rumorose, come succede in tutte le foto, e non è una critica al telefono. Il sensore frontale invece è di 5 megapixel, nulla di particolarmente esaltante. Fa il suo dovere e più di questo non posso dirvi perché non scatto molti selfie. Chiuso il lato fotocamera, passiamo a vedere il sistema operativo e le sue funzionalità. Chi compra un telefono con Android stock ha probabilmente la paura di trovarsi con un telefono scarso dal punto di vista delle funzionalità, perché magari è abituato alle centinaia di applicazioni che installano Samsung o LG. In verità è questo il punto forte di Nexus, un telefono il più pulito possibile che ci permette di inserire le applicazioni che più ci aggradano, scegliendo tra le migliaia di alternative che il Play Store ci dà. Di base il telefono possiede alcune applicazioni Google che costituiscono un buon punto di partenza. Sono app come Play Music, Play Games, Maps, Photos e Drive. Questo è il menu principale dove troviamo le applicazioni disposte in ordine alfabetico. In basso, come sempre, i tasti per la navigazione, che non sono fisici come i Samsung, ma fanno parte del sistema su schermo. Il pulsante sinistro permette di tornare indietro, quello centrale ci porta alla home e quello destro alle applicazioni recenti. Tenendo premuto il tasto home si accede a Google Now, che in base all'applicazione aperta visualizza certi contenuti e ci fa accedere a diverse funzionalità interessanti. Sono molti i servizi Google che usiamo ad oggi e tutti sono integrati all'interno del sistema operativo, dalle ricerche al meteo praticamente. La navigazione è gestita di default da Chrome, mentre solo qui vediamo la fluidità sui siti desktop di La Repubblica. Certo, ci mette tempo per caricare, ma questo è dovuto alla mia rete wifi lenta. Di norma il 4G è più veloce sia in upload che in download. Su un sito ricco di testi e immagini il telefono si comporta bene, qualche problema nel rendering delle zone più remote della pagina, ma basta rallentare un pochino per visualizzare meglio il tutto. Possiamo richiamare la classica barra delle impostazioni trascinando la barra delle notifiche in basso. Visualizziamo inizialmente le notifiche e poi le impostazioni rapide. Possiamo entrare nel menu impostazioni da questo collegamento in alto a destra. Non sto qui a sfogliarlo tutto, ma nelle linee generali abbiamo le impostazioni Wi-Fi, Bluetooth, dati e NFC. In display è interessante l'opzione Ambient Display, che permette di visualizzare l'orologio o le notifiche in maniera rapida quando si estrae il telefono dalla tasca. Può piacere, come no, per questo vi faccio vedere dove si trova questa impostazione. Torniamo indietro e vediamo in suono e notifiche, dove possiamo abilitare il LED RGB da questa voce. Il LED va impostato dalle singole applicazioni che lo supportano ed è molto carino anche per il posto dove è nascosto. In storage USB vediamo i dettagli sulla memoria interna del telefono, in questo caso è 32 GB, 24 utilizzabili. Non è espandibile, purtroppo, e questo è il difetto più grande di questo telefono, ma basta comprare un modello più grande da 32 GB per ovviare a questo problema. La batteria è di 2700 mAh, che non è una grandissima batteria, ma va comunque bene. Con l'uso ordinario di navigazione, chiamate, messaggi, qualche gioco, arrivo tranquillamente a sera. Se invece navigo molto in 4G è probabile che vi ritroverete a dover ricaricare il telefono per le 5 del pomeriggio, ma questo dipende dalla copertura e dalla ricezione del segnale più che dal telefono in sé. Il fatto di possedere un connettore Type-C significa una carica più veloce e il vantaggio di avere un connettore reversibile. Assieme al telefono viene dato un caricatore USB Type-C e un cavetto Type-C, tutti bianchi a prescindere da quale colorazione sia il telefono. Siccome non tutti hanno un computer con connessione Type-C, è fornito nella dotazione questo adattatore che permette di utilizzare il telefono con un qualsiasi cavo tradizionale USB. La connessione tramite USB Type-C permette anche di caricare un altro dispositivo direttamente dal Nexus. Torniamo al menu impostazioni e vediamo l'ultima cosa con il pannello sicurezza. Il telefono monta un sensore di impronte Nexus Imprint che permette di sbloccarlo senza ricorrere ai classici pattern, PIN o password. Il riconoscimento è istantaneo e pian piano ci soddita a non poggiarci il dito sopra accidentalmente. Il setup è rigorosamente guidato e attivabile sin dal primo avvio, non dovreste avere problemi a configurare questa opzione. Solo una volta non ha funzionato bene, ma avevo il dito molto sudato e ci sta che non riconosca l'impronta.
Il sistema operativo, come vi ho detto, è Android 6.0.1, anche se tra poco arriva Nougat, e dopo un mese circa di utilizzo vedrò di caricare un video qui sul mio canale YouTube per aggiornare le recensioni di questo telefono, visto che per ogni aggiornamento software le cose possono migliorare sia in meglio che in peggio. Ok, preciso io cosa intendeva questo piccolo sconoscitore della grammatica italiana. Con gli aggiornamenti potrebbe accadere che diverse applicazioni non funzionino bene, questo perché devono essere ancora aggiornate da parte del produttore. O peggio ancora, questa cosa potrebbe accadere con il sistema operativo, potrebbe non girare in maniera fluida con il telefono, portare a crash di sistema, o peggio ancora aumentare i consumi, eccetera eccetera. Per questo mi prenderò un bel periodo di prova per poi effettivamente dare le mie opinioni, come ho fatto in questo video, soltanto sul sistema operativo. Non ci sarà bisogno di ripetere tutte le cose sul display e caratteristiche. Per concludere, ecco cosa troviamo all'interno della confezione. Il telefono, ovviamente, un alimentatore e un connettore Type-C, questo piccolo adattatore e la forcina per aprire lo slot nano SIM. Il tutto ad un prezzo di listino iniziale esorbitante, sui 400 euro, ma online adesso lo si trova molto meno, ad esempio io l'ho preso a 260 euro da Amazon Italia. Qui sotto troverete naturalmente il link. In generale è un ottimo telefono, semplice ed efficiente. L'unico contro è la memoria non espandibile, per questo vi consiglio di andare sui 32 GB. Incertezze? La batteria che poteva essere un po' più grande e i 2 GB di RAM che potevano essere 3 senza troppi problemi. In generale un bel lavoro da parte di LG e Google per questo dispositivo. Ebbene, questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace, iscrivetevi se volete e ci vediamo su questo canale per il prossimo video.